cresco di 40-50 follower al giorno. Prima ne facevo 2000. Lo so, non te l'ha detto nessuno, ma TikTok ha rilasciato un aggiornamento che ha totalmente rivoluzionato le regole del gioco. Se non riesci a crescere, se non riesci a far esplodere un tuo video, sappi che c'è un motivo. E non è perché non sei più bravo o perché fai qualcosa di sbagliato, ma può essere dovuto al nuovo aggiornamento. Alcuni di voi hanno avuto maggiori visualizzazioni, ma altri invece hanno visto un radicale calo. E tanti, come il mio profilo, come è successo proprio a me, e ti parlerò in questo video della mia esperienza personale, hanno avuto una situazione di stallo. Se non mi segui su TikTok, ecco il mio profilo, è in una situazione di stallo. Sono a 28.000 follower, cresco di 40-50 follower al giorno. Prima ne facevo 2000. Cosa sta succedendo? Cosa vuole TikTok adesso? Beh, vediamolo insieme in questo video. Iniziamo parlando del fatto che TikTok ha abbassato tantissimo le visualizzazioni ai creators che hanno già un certo numero di followers. Questo non è a caso, infatti non so se avete visto, quindi non so se siete in target in realtà, su YouTube TikTok sta pubblicizzando tanto la funzione promuovi. Sembra quasi che voglia che iniziamo a mettere i soldini sulla piattaforma. Andiamo a snocciolare passo dopo passo il perché di questa scelta di TikTok e cosa è cambiato poi nell'algoritmo. Innanzitutto mi presento velocemente, io sono Fabio, sono un grande appassionato di marketing e digital marketing e da quando mi sono innamorato di TikTok non riesco a smettere di parlarne. Beh, lo faccio fuori da YouTube e quindi perché non farlo su YouTube. Voglio darti in questo video trucchi e consigli utili per dominare il nuovo algoritmo e per far sì che i tuoi video vengano spinti sempre al massimo. Se vuoi mostrarmi un piccolo supporto, beh, ti basterà cliccare il tastino qui in basso per iscriverti e credimi che vale veramente tanto per me. Adesso iniziamo e partiamo con il punto numero 1. Partiamo da un fattore molto importante, la lunghezza dei video. Con il nuovo algoritmo, infatti, ci sono tre lunghezze di video che devi assolutamente conoscere e che devi assolutamente rispettare in base alla tua nicchia di riferimento. Se non sai cosa vuol dire avere una nicchia di riferimento, te lo dico in parole molto molto povere. Una nicchia non è altro che il campo semantico in cui ci muoviamo, è il nostro argomento, è quello di cui parliamo per l'80% dei contenuti sul nostro canale. Quindi, un canale su TikTok come dovrebbe essere diviso? Beh, 80% contenuti di nicchia, contenuti su un argomento specifico. Ad esempio, io su questo canale YouTube inizierò a parlare principalmente di TikTok, quindi l'80% dei miei video sarà tema TikTok, mentre il 20% sarà inerente alle mie passioni personali. Ecco che l'80% dei tuoi video, almeno sul tuo profilo TikTok, devono essere inerenti alla tua nicchia. Fatta questa veloce precisazione sulla nicchia, andiamo subito a vedere le nuove tre lunghezze dei video su TikTok. La prima va dai 5 agli 11 secondi, la seconda va dai 21 ai 34 secondi e la terza e ultima va dai 55 ai 60 secondi. Queste lunghezze sono importanti perché su questo TikTok valuta la qualità del tuo video. E non sulla lunghezza, ma lo valuta sul watch time, che è la metrica più importante per la piattaforma. La North Star Metric di TikTok è la retention, è quanto le persone stanno sulla piattaforma. Per un video che va dai 5 agli 11 secondi, il tuo watch time deve essere del 100%. Per un video invece che va dai 24 ai 35 secondi, il tuo watch time deve essere almeno dell'80%. E per un video che va dai 55 ai 60 secondi, beh, sappi che almeno il tuo watch time deve essere del 70%. Cosa vuol dire watch time? È il tempo in cui la persona guarda il tuo video. Quindi un video di 11 secondi deve essere visto per intero da ogni singolo spettatore che lo trova nei per te. Se tutto questo accade, beh, TikTok continuerà a spingere il tuo video perché capirà che è un video che tiene le persone sulla piattaforma. Quindi TikTok ha raggiunto il proprio obiettivo. Sei felice tu ed è felice la piattaforma. So che può essere difficile, molto spesso nei video formativi, riuscire a trovare il modo giusto di ingaggiare l'attenzione delle persone. Non preoccuparti, se non sai come fare, in questo video troverai tutti gli strumenti per creare dei video ingaggianti che tengono le persone davanti allo schermo dall'inizio alla fine. Secondo concetto che voglio esprimerti e che è di fondamentale importanza per creare dei contenuti che esplodono sono le CTA. Una CTA non è altro che una call to action, quindi una chiamata all'azione, qualcosa che noi chiediamo di fare ai nostri spettatori. Solitamente, se vai a vedere i miei video su TikTok, io alla fine di ogni mio video metto una call to action. Beh, è un errore madornale e l'ho fatto anch'io. Ti faccio un esempio per chiarire al meglio questa affermazione qui. Mettiamo caso che un utente che già ti segue ti trova nei per te. Magari ti lascia un like perché è appassionato al tuo canale, però
inizia a guardare il tuo video, arriva verso la fine e inizia a sentire la call to action, che può essere inizia a seguirmi, eccetera eccetera. La prima, la seconda, la terza volta non guarderà più quella parte di video. Questo vuol dire che il tuo watch time si abbassa, e se il tuo video dura 11 secondi e tu inserisci una call to action di 2 secondi, perdere 2 secondi per ogni utente fa abbassare tantissimo la reach del tuo video. La reach è la copertura organica, quindi la mole di persone a cui TikTok fa vedere il tuo video. Soluzione? Metti una call to action ogni 3 video. Oppure, piccolo trucchetto, inserisci delle call to action implicite. Mentre parli, inserisci un'icona, un'animazione, qualcosa che possa richiamare l'attenzione delle persone verso quel punto dello schermo, senza però dire niente. Quindi continuando nel discorso. Altro errore fondamentale che facciamo spesso, che anch'io faccio spesso nelle mie call to action, è quello di dire cose generiche. Continua a seguirmi per vedere altri video. Seguimi e poi trovare XYZ. Beh no, utilizzare call to action specifiche è la soluzione. Ti faccio un esempio anche in questo caso. Prendiamo un personal trainer, una persona che ha appena fatto un video in cui mostra come fare i pettorali. Alla fine, anziché dire continua a seguirmi per vedere altri video, pensi sia meglio dire inizia a seguirmi per far esplodere i tuoi pettorali. Diretto, preciso, rimane nella mente delle persone. Magari la nicchia di riferimento, quella persona che si allena in palestra e che vuole veramente far esplodere il proprio pettorale, beh, cliccherà il tasto segui. Le call to action più sono specifiche, più aiutano le persone a fare quella determinata azione. Immagina i tasti, clicca qui, compra ora, vai sul sito, cerca su Google, eccetera eccetera. Grandissimo spoiler, in realtà questo video è diviso in 2 parti, quindi quello che stai vedendo adesso è solo la prima parte di trucchi e consigli che voglio darti per dominare il nuovo algoritmo. Parliamo adesso dell'ultima parte di questo video. I ganci sono qualcosa di fondamentale. Cos'è in sostanza un gancio? Un gancio è qualcosa che prende l'attenzione delle persone, qualcosa che ferma lo scrolling, qualcosa che ti attrae in pochissimi secondi. Beh, tutti sappiamo, o tutti abbiamo sentito una pubblicità famosa che ci dice che l'attenzione delle persone deve essere catturata nei primi 7 secondi. Vero, ma non su TikTok. Su TikTok servono i primi 3 secondi. Sono fondamentali, sono quelli in cui una persona decide se continuare a guardare il tuo video, quindi se far aumentare il watch time del tuo video o se farlo calare drasticamente. Immagina una persona che arriva davanti al tuo video e lo vede tutto. Beh, grande, 100% di watch time. Un'altra persona arriva e fa subito swipe. Beh, il tuo watch time che fine ha fatto? Distrutto nel nulla, per colpa di un semplice swipe. Noi non possiamo permetterci questo, quindi dobbiamo utilizzare dei ganci che siano forti. Come si fa ad utilizzare un gancio? Questo cambia in base al tipo di video che facciamo, ma ti assicuro che in tutti i contesti, in tutti gli argomenti, ci sono dei ganci che sono molto più forti di altri. E riprendiamo l'esempio di prima, l'esempio del personal trainer. Voglio farti esplodere i pettorali. Come faccio? Beh, posso fare un video statico in cui sono in palestra, andiamo alla macchina insieme e ti faccio vedere come si fa un esercizio. Tutto molto bello. Però adesso facciamo al contrario. Partiamo subito forti. Partiamo ad esempio seduti alla macchina in massimo sforzo nell'esercizio, facendo vedere il pettorale che sta lavorando. Beh, le persone sono molto più ingaggiate, no? Le persone stanno lì e dicono: ma questo cosa cavolo sta facendo? Puoi iniziare a parlare. Che lo storytelling è una curva che fa sali e scendi, ma all'inizio parte dall'alto, quindi si parte da un punto alto, poi si scende, poi di nuovo si ritorna in alto e via discorrendo. Dobbiamo costruire questa sorta di montagne russe che ci servono per tenere ingaggiate le persone il più possibile. In descrizione troverai anche il mio profilo Instagram, ti rimando direttamente a un post in cui ci sono 10 ganci che puoi iniziare ad utilizzare fin da ora per i tuoi video. Fammi sapere se li utilizzerai, mi raccomando. Questo video finisce qui, ma è solo la prima parte, come ti dicevo. Quindi non perderti la seconda, che arriverà molto presto. Per tutte le persone che lo stanno vedendo più avanti, la troverete in descrizione. Ci vediamo presto, no? Ciao!